Nel Vangelo di oggi, quando Gesù afferma che «vengo da Lui ed Egli mi ha mandato», sottolinea la sua propria identità, la sua origine divina. Ci rivela un mistero inesauribile. Ma molti giudei non riconoscono la divinità di Gesù, anche se hanno visto le sue opere e sentito le sue parole. Il giusto riconoscimento delle opere di Gesù è il primo passo per arrivare a credere alla sua natura divina. L'accettazione di Gesù nella propria vita comporta una conversione personale. Leggiamo nel De Imitatione Christi di Tommaso da Kempis che chi vuole comprendere e gustare pienamente le parole di Cristo deve sforzarsi di conformare tutta la sua vita a Lui. Ciascuno di noi ogni giorno può fare questa stessa libera scelta, un atto di riconoscimento della divinità di Gesù che ha molte conseguenze nella vita. Implica un cambiamento personale perché il messaggio di Dio sfida il mio essere, mi muove a una conversione interiore. Oggi chiediamo al Signore, ad appena 2 settimane dalla Pasqua, una maggiore fede per riconoscere la sua divinità e per darci la forza di agire di conseguenza nella nostra vita quotidiana.